Oggi facciamo un piatto rapidissimo, spaghetti con guanciale, zucchine e zafferano. Vediamo gli ingredienti. Ci occorrerà dell'olio d'oliva extravergine. Abbiamo preso 75 grammi di guanciale, due zucchine tagliate a dadini, un mezzo bicchiere di acqua nel quale si sta sciogliendo dello zafferano, una cipolla media tritata finemente, del formaggio grana grattugiato, un po' di pepe bianco e ovviamente degli spaghetti. Possiamo incominciare. Andiamo a bella. In una padella media antiaderente mettiamo il solito fondo d'olio, saranno circa 4 cucchiai d'olio. Quando l'olio è caldo, mettiamo il guanciale e lo lasceremo sfrigolare finché non si indora. Quando il guanciale si è appena indorato, aggiungiamo la cipolla. Mescoliamo un po'. Quando la cipolla si è appena imbiondita, possiamo aggiungere le zucchine. Mescoliamo un po'. Siamo a fiamma media, sta suonando mezzogiorno. Copriamo, lasciamo cuocere per 5 minuti. Ecco, è il momento di aggiungere lo zafferano. Lasciamo, giriamo un po', teniamola molto morbida, abbassiamo la fiamma e aggiungiamo un po' di sale. Magari anche un po' di pepe bianco. Nel frattempo cuociamo gli spaghetti. Ammorbidite la salsetta con le zucchine e lo zafferano con un po' di acqua di cottura della pasta. È il momento di ora di mantecare nella padella, quindi prendiamo degli spaghetti, scoliamo appena un poco e li mettiamo nella padella. Aggiungiamo un po' di parmigiano, bastano 3-4 cucchiaini al massimo e continuiamo la nostra mantecatura. Aspetto magnifico. Porzioniamo, ecco la mia reazione. Buon appetito a tutti, ciao ciao!